Ciao ragazze, ciao ragazzi, sono in alto mare, domani sera parto e ho tipo tutto in valigia, in scatoloni e quant'altro. Come sapete, mi trasferirò giù in Sardegna e quindi domani sarà il primo viaggio che facciamo, il secondo sarà per i primi di settembre perché non riusciamo a trasferire tutta la roba ovviamente in un unico viaggio. Come dicevo, sono in alto mare e questo è un video anche per salutarvi e sarà il video della collaborazione con la mia socia di Ale, che abbiamo anticipato e anzi la ringrazio per aver anticipato perché, come sapete, essendo che io scendo giù, non mi porto il computer dietro, che è quello fisso, quindi sarebbe ancora più problematico. Lo lascio qui, ma metterò in carica questo probabilmente stasera, che è martedì. Allora, facciamo subito questo video in collaborazione. Intanto comunque vi auguro a tutti delle buone vacanze e spero che vi divertiate. Il canale per un po' sarà, diciamo, offline, ma ritornerò subito attivo appena possibile, ecco. Sono comunque entusiasta perché presto conoscerò delle youtubers sarde che sono qua, che non vedo l'ora di incontrare, quindi sono piuttosto comunque felice, ecco. Queste sono le cose di, in questo caso, luglio, in collaborazione sempre con la mia socia di Ale. Vi linko il suo canale qua sotto e il suo video se riesco in tempo a linkarvelo. Comunque sia, non ve lo perdete, sapete che con lei è assicurato il giusto video da professional YouTubers, perché è sempre bella, truccata, messa tutta perfetta, diversamente da me. Ma vi prometto che appena sarò stabile anch'io, ovvero nella casa giù in Sardegna probabilmente, vi farò video più professionali, lo prometto. Allora, iniziamo subito. Lo skincare del mese. Io ho quasi tutto impacchettato, non ho pensato a lasciare qualcosa fuori. Vi metto, vediamo cosa abbiamo qui nel beauty che mi sto portando. Mettiamo qualcosa qualcosa di necessario in estate, ovvero questo, che è un deodorante della Licia, antiodorante 24 ore. Sono uno di quei deodoranti in crema, insomma, che dovrebbe placare il malodore. Ecco, ovviamente non è che stiamo 24 ore a sudare marcio, a metterci questo sperando che risolva il problema di non essersi lavati, ci si deve lavare. E questo però io, essendo che, come sapete e come dico più volte, ho un pH piuttosto forte, quindi quando sudo, ahimè, si sente. Questo in realtà mi aiuta molto. Quando lo metto e anche se sudo, non si sente, cioè placca il mio pH forte, quindi è piuttosto efficace su questa, su questo. Non mi piace che sia in crema perché mi dà fastidio dover prima passarlo con le mani e poi passare nella scialla, mi dà proprio addosso. Però il suo effetto lo fa, cioè per me che ho un pH forte, il suo effetto, il placare l'odore lo fa, ecco. Non so se sia per 24 ore, ma per me l'importante è quello che quando sudo non si senta, ecco. E questo è il mio skincare, l'unica cosa che posso mostrarvi, perché tutto il resto sono cose nuove che mi sto portando da testare, eccetera, eccetera. Essendo che comunque tanto mi ci devo trasferire, sto portando giù tutto praticamente, quasi tutto. Poi il make-up del mese, anche qui, essendo che mi sono messa via tutti, non ho ancora fatto la valigia, ma tutto il mio make-up è messo via. L'unica cosa che posso farvi vedere magari è una matita. Ma neanche. Allora, la matita per le sopracciglia, io sto utilizzando, ho finito quella della Kiko, saranno i prodotti terminati del periodo perché scusate, non riesco proprio a girarvelo, lo girerò quando ritornerò dalla Sardegna, quindi raggrupperà sia luglio che agosto. E in pratica ho finito quella della Kiko e mi sono messa a utilizzare quella di Londra, che ho preso a Londra, della Tuturu. Ciuciu, ciuciu, no, due true praticamente. Mi scuso per i rumori dell'azienda di fronte, già che ci sono. In pratica non mi sta piacendo, nel senso che ero abituata al colore. Mi sa che devo chiudere la finestra.
Io odio l'azienda qui di fronte, scusate. Azienda del cavolo. Allora, deve passare coi trattori adesso, mi pare anche logico. Come dicevo, non mi piace molto quella matita perché oltre a essere un colore un tantino più chiaro rispetto a quella della Kiko che stavo utilizzando, è anche piuttosto un po' più dura rispetto sempre alla Kiko. Infatti quando la passo la devo calcare più volte e mi strappa a volte delle sopracciglia. Quindi proverò a utilizzarla più spesso perché comunque sia, sapete che io come sono fatta. Però per adesso devo dire che non mi sta piacendo. Lo smalto del mese, questo ve l'ho lasciato fuori per mostrarvelo. Allora, ho utilizzato questo della Pupa, che voi non lo vedete ma sono a buon punto, cioè non so se si nota, sono a metà confezione, pacchettino, e questo per questo lo utilizzo, per poterlo finire, per poter dire ho finito uno smalto, cioè la soddisfazione deve essere enorme per finire uno smalto, quindi mi accanirò su questo smalto. Poi ho utilizzato questo qui che come sapete ho amato, è stato amore a prima vista della Collistar, il 562 viola camaleonte, vediamo se riesce a inquadrare, ok, viola camaleonte. Devo dire che la linea camaleonte della Collistar mi piace un bordello, infatti se riesco poi vorrei riuscirmi a prendere anche gli altri colori perché sono veramente fantastici, durano a lungo, mi sono durati più o meno 4 giorni, 5 giorni di più rispetto comunque a un normale Kiko, e ha queste appunto sfaccettature che sembra cambiare, il colore viola poi da delle sfaccettature dorate, e magnifico, stupendo, mi è piaciuto un sacco. E infine quello che ho addosso, ovvero questo qua, è della Formula X, ho utilizzato tutto il kit, come vedete è un bel rosso sangue, scuro, intenso, sembra quasi nero quando non c'è il sole praticamente. È stupendo, devo dire che è fantastico. Io sto facendo i pacchi, quindi sono a scocciare, filare, caricare, un casino, e l'unico scheggetta è questa qua che mi è venuta qui, che si è sollevato leggermente, sono stata io a toglierlo, perché poi per adesso sta resistendo un sacco. Io l'ho messo venerdì sera, siamo a martedì ed è ancora intatto. L'unica cosa che non mi piace, utilizzando il kit, ora non so se si noterà, utilizzando il kit, quindi i suoi colori, ecco, non so se si nota su questo dito, vedete ci sono delle bollicine tipo, qua e anche su il pollice, questo dito qua. Ci sono queste micro bollicine che non capisco se sono stata io a dar male il top coat o se proprio lo smalto che fa questo effetto. Non mi piace se è così, perché spendere 30 euro per un kit deve essere perfetto. Non, sì, mi dura lo smalto, ma se mi vengono queste bollicine che senso ha? E ho notato che lo smalto dura a lungo comunque sia, quindi devo vedere se dura a lungo anche senza il kit o è proprio lo smalto che dura. Vi farò sapere comunque, vi farò una recensione a parte del kit e dello smalto della Formula X se vi fa piacere. E questi sono gli smalti del mese di luglio. Poi abbiamo il libro del mese, che ho finito, ce ne sono tanti, tra cui quelli del libro, del momento libroso che vi ho fatto vedere, ma gli ultimi due di questo periodo che ho finito proprio in questi giorni sono questi qua, ovvero Uno splendido disastro e Il mio disastro sei tu? Sì. Questi due, ragazze, io vi giuro che è favoloso, ho sempre sottovalutato, me le hanno regalato entrambi, uno per la Natale di 2 anni fa, no, il Natale scorso, e questo per il mio compleanno, una cosa del genere, me l'hanno regalati comunque tutti e due, me li sono fatti regalare presa dalla grande pubblicità che c'è stata dietro a questo libro, vedevo ovunque recensioni positivissime, tutti che si strappavano i capelli, ho detto boh, me lo metto nella lista dei regali, vedo se qualcuno me lo regala e proverò a leggere e a farmi un'idea mia.
Per adesso è sempre stato in libreria, quindi un giorno ho detto, vabbè dai, mettiamoci a leggere questo libro, vediamo un po' se come merita. Stupendo. Se siete comunque appassionate di romanzi d'amore, vi piacciono le storie d'amore, è bellissimo. Io l'ho letto e dicevo, ma perché non l'ho letto prima? Cioè, veramente fantastico, è scorrevole, si legge benissimo in un giorno, perché io l'ho letto in un giorno il primo. L'ho letto in un giorno e sono 400 pagine, mi pare, 343 pagine all'incirca, ed è fantastico, stupendo, meraviglioso, mi è piaciuto da morire. Non è banale, sì, forse ci sono alcune cose che avrei cambiato, tipo, no, non ve lo dico perché se lo volete leggere non ve lo dico, però vi dico soltanto che non è da sottovalutare. Se cercate una storia d'amore da leggere, bella. Io ve lo suggerisco perché è veramente bello, è scritto bene, mi piace da matti. Così come mi è piaciuto il secondo, che in realtà, come sapete, il secondo è praticamente la stessa storia del primo, ma sotto il punto di vista di lui. I protagonisti sono, scusate se non l'ho detto, Travis Maddox e la ragazza si chiama Abby Abernight, una cosa del genere di cognome. Il succo qual è? Il succo è che comunque anche su questo che io all'inizio, devo essere sincera, la prima metà del libro non mi è piaciuto più di tanto perché appunto riprendeva il primo, era come se l'avessi già letto, sì, è vero, si vede il pensiero di lui, si legge appunto quello che lui pensava, il primo non si vede cosa lui pensa, sì, vedete comunque le discussioni, i racconti. Sempre dal punto di vista di lei, quindi le battute con lui, ma non vedete che cosa fa lui, i pensieri di lui. Nel secondo c'è. Lì per lì ho detto è inutile, nel senso la prima metà del libro riprende semplicemente quello che c'è scritto qua, solo con i pensieri di lui. Però nella seconda metà aggiungono tutte delle cose, delle vicende che lui ha vissuto e quindi che nel libro non si vedevano nel primo. Ed è stupendo anche questo, mi è piaciuto da matti, in più alla fine hanno aggiunto dei capitoli, quindi una storia in più, un proseguimento del primo, quindi meraviglioso, mi è piaciuto anche questo un sacco. Ve li straconsiglio, se siete alla ricerca di un libro da leggere subito, di una storia d'amore, ecco, ve li straconsiglio entrambi, sono veramente stupendi. E sto, appena ho i soldi, sicuramente mi lancio a prendere il terzo. Che in pratica il terzo si parla, il terzo è incentrato nel loro matrimonio, perché vabbè, alla fine si sa, si sposano, nel senso, il terzo libro si chiama qualcosa con il matrimonio, quindi si capisce che si sposano, però le vicende comunque sono fantastiche da leggere sicuramente. Poi, avevo il giornalino in mano, dove l'ho messo? Scusate ragazzi, sono disorganizzata, sole, ritorna. Genova oggi piove, piove, ripiove, guardate, non si può fare niente. Cibo del mese, no, bibita del mese, prima, la Corona. Ho bevuto la Corona ghiacciata, non però la Corona fredda, ghiacciata, che dentro ci sono all'interno dei ghiacci, pezzettini di ghiaccio. Meravigliosa, stupenda. Cibo del mese, invece, il gelato. Questo mese sto andando a bratta con la dieta, ma mi trovo delle scusanti, mi perdono perché comunque sia c'ho tanti cacchi per la testa, scusate proprio la sincerità, ma tra il trasloco, tra la questione che appunto varianti abbastanza varianti. Conseguenze del trasloco mi mandano in pappa il cervello, di conseguenza non sono tranquilla, ecco, quindi quando non si è tranquilli, non si è stabili, non si è calmi, affrontare una dieta è difficile. Poi, capo del mese. Il capo del mese sono questi pantaloni. E voi li vedrete, l'avete visti da poco nel mio haul, ma ce l'ho da parecchio. L'unico peccato è che avendo preso io ho una M, ma questi sono veramente larghi, mi stanno il doppio, cioè mi stanno molto larghi, però mi piacciono
perché hanno un tessuto molto molto leggero e non ti suda, non ti dà fastidio, è stupendo. Infatti sono soddisfatta sia di questo acquisto che degli altri pantaloni che infatti utilizzerò per il viaggio perché sono super leggeri, comodi, non ti danno per niente fastidio. Accessori del mese invece sono stati questi paio di orecchini che ho utilizzato più volte, che vi ho fatto vedere nel primo haul. Ok, ora ve li metto, ve lo giuro che ve li mostro. Sono questi qua, con le ancore. Sono anche questi comodi, leggeri, non mi danno fastidio, sono carini. Sono soddisfatta di averli acquistati per, appunto, per i saldi. Scusate, sto morendo di caldo con la finestra chiusa. E ora vedete sempre i miei orecchini normali, quelli con la rosellina, come vedete. Perché quando sto a casa preferisco rimettermi questi che sono di acciaio. Di quelli non mi fido, io sono allergica a svariati elementi, quindi preferisco rimettermi questi che sono sicura che non mi danno fastidio. Film del mese. Allora, film del mese. Aspettate che sto cercando di ricordare se sono andata al cinema, mi pare di sì, ma non mi ricordo a vedere cosa. Ah, Tutte contro di lui. Bel film, mi è piaciuto, molto carino, leggero, ti fa fare quattro risate, noi eravamo con le amiche, quindi è stato piuttosto divertente. In più, non so se c'è da tutte le parti, ma noi qui a Genova c'è Luci Cinema. E Luci Cinema praticamente il mercoledì, no, il martedì sera mi pare. Fa alcuni film del mese, diciamo, a 3 euro e quindi noi l'abbiamo visto a 3 euro, quindi sono, mi è piaciuto, ecco. Sono la storia di cosa si tratta praticamente. Ci lavora Cameron Diaz e sarebbe che lei incontra un ragazzo, si innamora, passa alcuni mesi finché non scopre che questo ragazzo è sposato, lo molla immediatamente, ma la moglie capisce che lei è la sua amante e va a trovarla e vuole averla come amica, ecco. Poi ci saranno una serie di eventi che le uniranno per andare contro il marito, appunto, per distruggere il marito. E mi è piaciuto, un film carino da vedere con le amiche, divertente, ecco. Canzone del mese. Direi che non è niente di diverso da quelle delle altre, cioè dell'altro mese, perché anche lì non è che sto guardando, sentendo molta musica. L'unica cosa forse la canzone di Madonna, c'ho un vuoto di memoria, ragazzi, sto sclerando. No, è sempre Cup Song di Anna Broderick e quelle commerciali, perché poi non sento tanto altro. Ultimamente non sto ascoltando nemmeno musica, sono piuttosto esaurita. Sto facendo il trasferimento dei miei libri. Li amo, li adoro i miei libri, ma mi stanno dannando. Io ne ho 400 e passa, quindi un trasloco per questi sono tremendi. Poi, app del mese, l'applicazione del mese. Ne ho un sacco, quindi vediamo quale posso catapultarvi. Allora, come applicazione del mese. Ah, vi suggerisco questa. Praticamente, per questa settimana, sì, quindi caricandolo dovreste avere ancora accesso sull'applicazione Amazon. Allora, c'è un'applicazione che si chiama App Shop, che è di Amazon, è questa qua. Eccola qua. Praticamente scaricando questo, ogni settimana avrete un'applicazione solitamente a pagamento gratis. E infatti io ho scaricato integralmente, cioè tutta l'applicazione integrale di Razzle, che come sapete è un gioco che penso che conosciate tutte. Razzle, eccolo qua, completamente gratuito. Solo per questa settimana, infatti io sono andata subito a scaricare l'applicazione di Amazon, App Shop si chiama, poi mi sono collegata con il mio account di Amazon e tramite quello ho scaricato gratuitamente Razzle, la versione integrale ovviamente. Vedete? Non c'è pubblicità, non c'è niente ed è fantastico, anche perché a me piace Amazon, Razzle, scusate.
Niente, questo è tutto. Mi dispiace se ho parlato a sproposito, però è così. Ora mi dovete prendere così, mi cuccate così. Sono 20 minuti che parlo. Io vi mando un grosso bacio e vi invito a vedere il video di Diale. E buone vacanze a tutte. Ci vediamo più o meno il 22 e il 23 di agosto. Dovrei essere qui a Genova. Mi mando un bacione grande grande. Ciao a tutte!